28 ottobre 1922. Le camicie nere marciano su Roma. È il Partito Nazionale Fascista a organizzare la manifestazione di carattere eversivo, anzitutto per esibire una pressione paramilitare intimidatoria, che di fatto favorì l'ascesa al potere di Benito Mussolini. Dopo una prima adunata di squadristi a Napoli, mentre i dirigenti liberali restano esitanti e divisi, inizia, 24 ore prima, la presa di alcune prefetture. Alle 5 del mattino di quel sabato 28 ottobre 1922, il governo Facta decise di proclamare lo stato d'assedio, ma il re rifiuta di firmare il decreto. Il nuovo esecutivo viene affidato a Salandra. Il quadriunvirato che regge il partito fascista però replica che la sola soluzione politica accettabile è un governo Mussolini. In quelle ore 20.000 camicie nere si riversano nelle strade della capitale, attuando la loro marcia armata all'interno della città. Il 29, mentre la manovra eversiva s'allarga, Vittorio Emanuele III cede, affidando l'incarico a Mussolini, che, rimasto a Milano in attesa, giunge a Roma in treno il lunedì mattina per ricevere formalmente l'incarico e dare inizio al lungo ventennio della dittatura fascista.